Come abbiamo anticipato nel video precedente, Mendel operò una distinzione tra i fattori, quelli che oggi chiamiamo geni e che determinano il genotipo e il fenotipo. Con il principio di segregazione, Mendel dimostrò che i membri di una coppia di alleli si separano durante la formazione dei gameti e che ogni figlio riceve da ciascun genitore solo un allele.